Buongiorno amici, sabato e come di consueto siamo all'Imbiate, stiamo andando al mercatino a caccia di orologi. Budget oggi risicato perché ho deciso di risparmiare, per cui budget 20 euro, vediamo cosa riusciamo a cattare oggi con 20 euro, va bene? È un po' che non rispolveravo il mio fatidico bagno di sangue, andiamo a vedere, va! Teresa, sì. Ci stai? Sì. Bagno di sangue da 20 euro. 20 euro, massimo. 20, massimo. Che poi dobbiamo spenderli in pappa, per cui... Ciao Davide. Ciao. Come ciao. Va? Bene. Cosa hai portato oggi interessante? Facci vedere. Allora, secondo me il pezzo top di oggi... Ullala! Questo Bullhead. Sì, Barrett. Condizioni spettacolari. Mega orologione con dentro le mani, c'ha le... Non è NOS perché c'ho qualche segnetto, però poco ci manca. Eh sì. A quanto questo? 2000. Ah, pensavo 200. magari. Magari. Mi piacerebbe, sì. Amici, invece no. Solo 2000 euro. Qui dal nostro amico Davide. Questo è un pezzo bello, rarissimo. bello. Molto raro. Qua c'è un'altra bella novità, un bel Seiko Monaco NOS. NOS? Fa vedere? Possibile? Sì, sì. New Old Stock? Eh sì, questo è proprio New Old Stock. Ragazzi, questo è rarissimo. Quanto in queste condizioni? 1000. Eh sì. Ragazzi, se lo state vedendo il video, chiamate subito Davide e aggiudicatevelo, perché in queste condizioni è più unico che raro. Incredibile. Non se ne trovano così, no, eh. Proprio no. Vedo che è anche un compressor, due corone. Barracuda? Prima del Barracuda questo. Pre-Barracuda, sì, un lanco pre-Barracuda. Bellino, bello. Anche lui. Cerchiamo sempre di portare delle novità a sabato, eh. Ma fai bene. Fai benissimo. Ed ora, signori e signori, non sono COSC questi, perché i COSC sono solo quelli dell'amico orologiaio, però questi sono Metas, Non è, questo è Metas, va bene? Per cui con l'acquisto di un orologio verrà dato gentilmente anche il braccialetto Ore Vintage. Dovevi far mettere anche il numero di telefono. Va bene, fa niente. Va bene, te ne rubo uno così. Certo. Facciamo pubblicità al nostro amico Davide. Bello il banco, Davide, belle Grazie novità. Grazie mille. Qui abbiamo anche un saltarello di forma. Sì, un bel due Constellation, no? Beh, questo c'era, questo qua è nuovo, appena preso. Certificato cronometro. Forte. Bel Ferrari. A quanto questo? Questo qua 600. Regalato. Questo qui monta movimento secco, se non ricordo male. Può essere? Sì, sì. Fatto by Cartier questo qua. Sì. E abbiamo sempre questo bellissimo squale in vendita. Purtroppo il vetro è un po' appannato, ma questi però li avevamo già visti, amici. Allora, per chi fosse interessato agli orologi di Davide, qui trovate il numero di telefono, contattatelo, che tanto lui non dorme. Non dorme, no? Lui pensa solo a lavorare. Grazie Davide. Grazie a te, ciao, buon lavoro. Ciao, grazie. Dai. Signore e signori, prosegue la caccia al mercatino, al banco del Davide, che oggi è l'unico banco di orologeria perché Dario purtroppo non c'è. Abbiamo qui anche una bellissima punzoniera. Secondo me questa è una Bonelli, può essere? Vediamo un po' sul punzone. C'è scritto sul punzone. C'è scritto qua. Bonelli, esatto. Bonelli era un'azienda italiana che faceva punzonieri, facevano attrezzature per l'orologiaio. Ed è ancora completa. Cioè no, manca un punzone. Quanto viene la punzoniera?
tre che ne prendi a 5 euro. Meno ancora. Sei tu l'esperto, dimmi te quanto... Guarda, così in queste condizioni dai 50 ai 100 euro. Fai 80 e... Ok, signori e signori, venite qui al Banco del Davide, comprate 80 euro, bellissima pulizia. Grazie. Indispensabile nei laboratori di orologeria, indispensabile. Hai capito? Ti ho fregato. Movimenti russi, automatici, NOS, nuovi, fondi di magazzino. Ciulo, Omega Constellation qua come se niente fosse. E non va, non va. Cesare, questo è il pezzo che devi prendere tu. Davide, questi me ne regali uno, vero? Che mi serve come parti di ricambio. L'hai visto? Guardate come si fa a comprare al Banco del Davide. Compri uno e te ne regala uno. Sono la mega pubblicità. Oh sì, l'ho visto. Omega Constellation. Solo tu lo puoi comprare però, perché è da ravanare. Sì, ma questo è un movimento di Amazon che io, al quale io non metto mano. Hai ragione, è vero, il Constellation sì. Qui guardate che assortimento di cilindri, signori, cilindri come se piovesse. Se c'è qualche orologiaio che si ci metta nella riparazione degli orologi a cilindro, qui è tutta manna. Ricambi per movimento ESA 9162, e cioè il 9162, per chi non lo sa, è il movimento di Apason, quello Accutron. Tish, come se piovesse. Il fondo di magazzino, pacchi di ricambio, casse nuove, guardate. Mamma mia. Di sapere che movimento è. Guardate che bella sta cassa con ghiera ceramica. Di un mino. Sì. Solo uno che aveva la stirare. Qui c'è questo strumento bellissimo che serve per aprire le casse. Fai un bel po' di pratica che poi io ne faccio riparare spesso. Tempo di fare un po' di pratica. Il tuo concorrente. Ah sì? Un apprendista orologiaio? No, per svago. Per svago sto imparando a ripararli. Bene, bene, hai voglia di venire in laboratorio a lavorare gratis per me? Guarda, volentieri, però io già lavoro, quello è il problema. Il problema è quello, purtroppo. Faccio nel tempo libero. Io ti facevo venire a fare lo stage, così intanto imparavi qualcosa. Che cacchio di movimento è questo qui? 8 e tre quarti, per cui non andrà mai. Qui abbiamo un movimento elettromeccanico. Bilanciere sano. Anche il bagiù, anche questo? Ah, sono tutti con il bilanciere sano. Questo è identico a quello che mangiamo. Da dove il cinturino? Non si cambia, sono pieni. No, il cinturino non è il no. Questi no, non mi interessano. Questo potrebbe interessarmi. A vedere la pulsantina. Davide, prendo anche questi movimenti. Questi qua fuori? Sì. Ok. Piccolo problema, amici. A inizio video avevo detto oggi voglio spendere massimo 20 euro. Niente, è arrivato Davide con della fornitura nuova. Io quando vedo la fornitura mi va in pappa il cervello e siamo già a quota 250 euro. Basta. Basta, finito. Chiuso Milano. Ragazzi, il video finisce qua. Scherzo, ovviamente. Andiamo avanti. Andiamo a fare qualche altro giro, ma tanto ormai i soldi finiti. Teresa, dobbiamo altri 50 euro a Davide. Cesare, va bene. Va bene, così è, signore. Vuoi riparare gli orologi? Devi prendere la fornitura. Ragazzi,
volete riparare gli orologi, comprate la fornitura, perché senza fornitura non si va da nessuna parte. Guardate che orologio questa mattina che abbiamo trovato in quel di... È bello, eh? Bello, sì. Jäger Le Coultre Svegliarino. Si chiama Snudru. Va bene. Come si chiama? Snudru. Questo qua c'è proprio scritto dietro. Eh? Bello. È una cassa monoblocco. Elemento bello, bello. Si apre dalla ghiera. Complimenti. Bene amici, giro al mercatino terminato. Adesso andiamo al bar a fare colazione. Bere un aperitivo, un prosecchino, insomma qualcosa. E con la compagnia sono là che mi precedono, mi ridono perché mi guardano. Guardate là che ciurma. Sono arrivato a casa che ho tolto in garage, mi sono tolto le mutande e le ho creato. Luca è qui. Salve, alla prossima. Ciao. Allora Luca, e dopo la caccia al mercatino arriva il momento di andare a fare colazione barra bisboccia. Eh sì, è ora. Chi farà colazione col cappuccino, chi col prosecchino, fa pure rima. Benissimo. E io metto, io puccio le patatine nel cappuccino. Ah giusto, ci sta. Eccoci arrivati. Flavio, tu non hai cacciato niente oggi? No, 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 io non compro. Ah, tu non compri niente. Ma, altro che è cagna magra qui di più. L'orologio è sempre il solito? No, facciamo... questo è quello suo di settimana scorsa. Cagna magra. Però devo comprare anch'io qualcuno, un po' serio. Infatti. Ma io li avevo, il bello è che li avevo. Avevo un Rolex e un Breitling, li ho venduti tutti in un momento di cambio di vita. Venduto tutto. Basta, via. Bisogna cambiare la vita, non tu invece orologi. Hai l'orologio più esclusivo della giornata, facci vedere. L'orologio sì, che non serve per vedere l'orologio. Esatto. O meglio, se riuscite a capirla, è sono le 10:38. Ma soprattutto, se davvero vuoi sapere l'ora, tiri fuori l'orologio da tasca del nonno. Perché io sono a casa la settimana bello. Prima che andiamo a cos'è cacciato oggi a me? Ah, questi tre. Ho preso. Devi guardare. Allora, un rosso. Che non so. Sono a casa quella settimana lì. Pagato. Ma Luca dobbiamo prenotare allora. Tra 11. Un cos'è? Cioè, però Luca non dalle parti del... Uno chi lo sa. Lì andiamo lì. Cassa in erba. Sembra in alpaca, argento. Sì, questi due. 50 bagno di sangue, dai, va bene. Poi se sono vagamente funzionanti uno sì, l'altro no. Mirko, voce check di stamattina. Hamilton Kaki verde. E la caccia di oggi tutto questa roba. Mamma mia, oggi hai sbancato. No. Questo qua invece è un omaggio. Tu devi finire di frequentare l'amico orologiaio perché ti stai facendo prendere la mano. Sì. 5 movimenti russi automatici. Sono 6 Mirko, è tutto il tempo che sono 6. 6 movimenti russi automatici, no, con il magazzino. Un timers. Mi serve la corona. Ah ok. Che ne ho due, un altro timers, un Orient, un Olympic, un russo, con quadrate spider. Qui manca la ghiera, hai visto? Sì. Vabbè, ma tanto. È bello anche il Torino Hamilton. Come il Marlon Brando, è bello senza Autolub. Riccardo ci chiede lì. Allora, sì, Berrios, usato in che l'aveva usato una volta. Cos'è? Non lo so. Caldes, però mi piaceva. E un Nivren. Senza fondello. Prova. Sembra andare. Manca anche la massa oscillante. Era un saluto all'asta. Ah, era un automatico. E lo usiamo come manuale. Maurizio, ciao Maurizio! Ciao! Cos'hai portato oggi di bello al polso? Un Addis Dive. Il famoso Addis Dive, ragazzi. L'orologio bagno di sangue che va benissimo. Ah, sì, gli ho chiamato il cinturino, gli ho messo un nato. Zulu Diver. Ma sai che vanno bene? Sì, sì. Spacca il minuto, spacca. Invece passiamo alla Daniela. Ciao Daniela! Ciao! Perché dobbiamo lavorare? Ciao. Si può mica chiacchierare sempre qui, eh? Un rarissimo Omega Mass Bill del 1987, cassa probabilmente in ceramica, può essere vetro zaffero. Visto il danno di design. Vabbè. Per distinguersi, brava Daniela. La Pamela,
e mie meccaniche veneziane. Lei con sua bella meccanica veneziana. Oh, streghetta, sa portare meccaniche veneziane. E cosa hai comprato oggi al mercatino? Nulla. No, no, le tazze. Le ah, qua ha preso le tazze per Natale. La sì. Teresa invece? Cosa hai messo su oggi? L'Omega. Master oggi? No. E cosa hai comprato al mercatino tu? Sì, un bel... ho speso 150 euro e non ho comprato niente, perché l'ho dati a te. Ah già, 150 euro, signori. Ha girato la sua immagine. I 150 euro me li sono fatti prestare da lei, che insieme ai miei 100 hanno fatto 250, e ho comprato cosa? Pezzi di orologi smontati. Fornitura. Come il mago bravo. Cosa avevo detto stamattina? Non voglio spendere massimo 20 euro. Ciao 20 euro, ciao, ciao, ciao 20 euro, è stato bello. Va bene amici, il video è terminato, se il video vi è piaciuto come al solito cliccate mi piace, iscrivetevi al mio canale, io vi saluto e ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti!